Ciao, sono Gianluca di Gruppo Carmeli, concessionaria service ufficiale Renault. Oggi ho il piacere di presentarvi la nuova Captur. Andiamo a scoprire assieme. Le novità principali riguardano il nuovo frontale, totalmente ridisegnato insieme ai fari full LED, i cerchi Lega da 18, le barre al tetto, gli 11 cm in più di carrozzeria. Ne guadagna l'abitabilità interna e la capacità di carico. Internamente i nuovi display digitali, quello per il conducente, il driver display, disponibile in due formati, da 7 o da 10 pollici. E accanto il MediaNav, cuore multimediale della Renault Captur, anch'esso da 7 o da 9,3. E adesso andiamo a provarla. Ed eccoci finalmente a bordo di nuovo Captur. Oggi utilizzeremo il 1.3 cilindri 100 cavalli, cambio manuale a 5 rapporti. I motori benzina andranno da 100 a 155 cavalli e i diesel da 95 a 115. 5 o 6 rapporti il manuale, mentre l'automatico a doppia frizione ne avrà 7. Grande novità sarà non solo il GPL, bensì anche un ibrido plug-in. Tutti gli allestimenti di nuovo Captur sono dotati di serie di fari full LED, frenata di emergenza attiva con il riconoscimento del pedone, allerta del superamento della corsia con correzione attiva del volante, avviso dalla distanza di sicurezza e lettura del cartello stradale. Argomento MediaNav, disponibile in due versioni, 7 e 9,3 pollici, dove in opzione possiamo eventualmente caricare il navigatore con cartografia europea e comunque sempre compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Stufo di avere i soliti cavi in giro? Il nuovo Captur offre la ricarica wireless del tuo smartphone e un'app dedicata per rimanere connesso a tutti i servizi Renault. E ora, se ti è piaciuto il video, lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti sono a completa disposizione per ogni domanda o curiosità sul nuovo Renault Captur. Ci vediamo in uno dei nostri showroom. Ti aspetto!